in una capacità anche di praticare quelle che proprio sono forme che riescono realmente poi a contrastare quelle che sono le imposizioni che la classe dominante e gli interessi appunto padronali vorrebbero imporre rispetto alle grandi opere e appunto al TAV. E infatti sono con noi Gorka di Acete Gildisu e Luca dei comitati NOTAV della Valsusa. Io a questo punto lascio la parola a loro, non prima però di dire anche che questa iniziativa assume anche un'importanza maggiore perché vuole essere anche un momento di solidarietà rispetto ai compagni del NOTAV che il 26 si sono visti notificare 35 misure cautelari tra arresti in carcere, arresti domiciliari, obblighi e divieti di dimora. Tant'è che durante la cena avete trovato delle cartoline sul tavolo e vi invitiamo a prenderle e a spedirle ai compagni che appunto in questo momento si trovano in carcere.